L'argomento che stiamo per trattare oggi, cioè il testo, è insieme un tema intuitivo e sfuggente. È un tema intuitivo perché il testo è ciò che si presenta nella concretezza della vita quotidiana della scuola e ciò che si insegna a maneggiare ai ragazzi al di là e o al di qua della grammatica. Però è sfuggente perché è difficile individuare una definizione che sia insieme semplice e esaustiva di un fenomeno così complesso e che vede interagire molteplici componenti. In sostanza, insegnare a comprendere e a produrre un testo significa rafforzare negli studenti la competenza testuale. La competenza testuale, cioè quella capacità di riconoscere un testo come tale. La competenza testuale si esplicita poi in varie operazioni, come per esempio riconoscere l'unità tematica di un testo, parafrasarlo, riassumerlo, dargli un titolo, riconoscerne la competenza. Completezza, classificarlo. Proprio nella prospettiva di ciò che avviene nella scuola intorno a un testo, lo scorso anno Valeria Saura e io abbiamo fatto una piccola ricerca sulle grammatiche scolastiche e sul modo in cui queste definiscono il testo. Ora non è il caso qui di ripercorrere tutta la ricerca, vorrei dare soltanto un'idea di come queste definizioni abbiano tutte un punto di riferimento comune. Vediamo qual è. Abbiamo esaminato, come dicevo, grammatiche scolastiche, sia delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado. Per esempio, nella grammatica di Sensini per le medie inferiori, il testo è ogni messaggio scritto orale che viene comunicato. Nella grammatica di Sensini per le medie superiori, si parla di un insieme di parole usato per comunicare un messaggio. Nella grammatica di Asnaghi, Manzo, Nicolà, Cirocco per le medie inferiori si parla di un messaggio che l'emittente vuole comunicare. Nella grammatica di Panebianco, Pisoni, Varani per le superiori si parla di un testo che ha lo scopo di comunicare un messaggio di senso compiuto. Insomma, le grammatiche concordemente pongono il testo all'interno del quadro della comunicazione. Il testo è quel messaggio portatore di informazione che passa dall'emittente al destinatario. Dire che il testo è un atto di comunicazione comporta diverse implicazioni. Prima di tutto, per definire un testo sotto questa luce, non è vincolante il mezzo mediante il quale si esprime, cioè il mezzo orale o scritto o di altro tipo. Inoltre, dire che il testo è all'interno di un processo comunicativo significa inserirlo all'interno di un contesto pragmatico. Infine, naturalmente, un testo che agisce all'interno di un processo comunicativo è un portatore di informazione, informazione che significa una conoscenza nuova che non si aveva precedentemente, che passa appunto dall'emittente al destinatario. Ecco che allora cercare di definire il testo nelle sue componenti essenziali significa tenere conto necessariamente anche della sua organizzazione tematica, sintattica, grammaticale, che però può modificarsi relativamente ai fattori pragmatici. Dunque, a questo punto, all'interno del quadro, diciamo, della comunicazione e delle variazioni che in questo quadro, riguardano la testualità, cominciamo a vedere quali sono i requisiti fondamentali che deve avere un testo per essere considerato tale.
Il primo requisito di cui si parla è in tutti i manuali e in tutte le ricerche di linguistica testuale è la coerenza. Ora, spesso la coerenza viene scambiata, per così dire, con l'unitarietà del testo. E non è esattamente la stessa cosa. Si dice ad esempio che un testo deve ruotare intorno a un tema unico, il quale tema unico molto spesso viene espresso per esempio dal titolo. Dal titolo, e qui siamo all'interno naturalmente dei testi scritti, un titolo di un romanzo, un titolo di un articolo di giornale. Naturalmente la cosa non è così semplice perché è molto evidente che esistono testi complessi in cui il tema di riferimento non può essere unico e esistono titoli complessi che alludono più che riferirsi in maniera denotativa al tema di fondo. Basterebbe ricordare un romanzo di Calvino che tutti conosciamo che si intitolava Se una notte d'inverno un viaggiatore. Però un testo, per essere tale, deve possedere un collegamento logico tra tutti i suoi contenuti e una continuità semantica di fondo. Dunque, la coerenza semantica è questa continuità di fondo ed è uno dei requisiti fondamentali del testo. Per comprendere che cosa voglio dire con questo, è possibile fare ricorso, non è neppure necessario fare ricorso a un testo verbale. Prendiamo per esempio un testo teatrale molto noto che è L'atto senza parole di Beckett. In questo lavoro, in questa pièce, il protagonista tenta in tutti i modi di raggiungere una brocca d'acqua in mezzo al deserto che gli è comparsa dall'alto e per far questo cerca sempre inutilmente di arrivare a questa brocca che si innalza sempre di più mediante dei cubi che compaiono misteriosamente sulla scena. L'esito è infausto, la brocca non verrà raggiunta. Allora, il testo è composto soltanto di azioni e di gesti, non ci sono parole, però lo spettatore riconosce questo spettacolo, questo testo teatrale appunto come testo, ne comprende la tessitura di senso, perché i gesti e le azioni mute compiute dall'attore sono conseguenziali tra loro, non sono contraddittorie e convergono tutte a un unico fine. Certo, il testo è riconosciuto come dotato di senso in questo caso anche perché si colloca all'interno di un preciso contesto, appunto, che è il contesto teatrale. E questo ci porta a un'altra riflessione. La coerenza di un testo è tale quando viene riconosciuta anche dal destinatario del testo stesso. La coerenza di un testo, la sua completezza interna, è molto legata alla risposta che il destinatario fornisce. E il destinatario che deve interpretarne il senso e giudicarne l'appropriatezza. È in altri termini quella cooperazione testuale di cui ha parlato anche Umberto Eco molti anni fa. Ed è appunto la stretta correlazione che esiste fra emittente, testo e destinatario, i quali tutti quanti concorrono al senso complessivo. In un testo dialogico, per esempio, è possibile ricostruire la coesione semantica delle battute facendo però appello al non detto, a quelle che vengono indicate come implicature conversazionali. Faccio un esempio di una sorta di piccolo atto unico in cui un uomo e una donna sono seduti davanti alla televisione. Lui: mi faresti un caffè? Lei: è tardi. Lui: ma non soffro mica di insonnia. Lei: sono stanca, il film mi piace. Lui: va bene, vado in cucina. A
livello esplicito è facile rendersi conto che le battute non presentano una manifesta coerenza tra loro. È facile riconoscerlo dal fatto che anche gli elementi lessicali sono disomogenei tra loro. Dunque, la loro effettiva coerenza, la coerenza cioè di questo microtesto, va ricercata a un livello sottostante, il livello del non detto, il livello, dicevo appunto, delle implicature conversazionali. Ognuno dei due protagonisti di questo piccolo atto unico compie degli atti linguistici che sono poi delle azioni compiute mediante le parole. Nella prima battuta, lui, mi faresti un caffè? Non lasciamoci ingannare da questo condizionale di cortesia, perché si tratta di una vera e propria richiesta. La risposta di lei è tardi, che significa no. La replica di lui è non soffro mica di insonnia. Si tratta di una cortese insistenza mascherata da fraintendimento, ma lei, che sa bene che lui non fraintende, risponde: sono stanca, il film mi piace, che è un nuovo no. L'interazione si conclude con la presa d'atto da parte del protagonista maschile della indisponibilità di lei e dunque della necessità di provvedere da solo alla propria esigenza. Vado in cucina non significa una dichiarazione denotativa di quello che sta facendo in quel momento, significa prendo atto della tua indisponibilità e mi farò il caffè da solo. Quindi, come si vede, la coerenza profonda di un testo è rintracciabile proprio a livello sottostante, nelle interazioni pragmatiche che si stabiliscono in un dialogo, ad esempio, ma come vedremo ora, anche in un altro tipo di testo che non è affatto dialogico. Prenderò un altro esempio. E per introdurre questo esempio dirò chi è, per chi non lo sapesse, Nanni Balestrini. Nanni Balestrini è uno scrittore e poeta che ha partecipato al movimento delle neoavanguardie negli anni 60 e ha fatto parte del gruppo 63 insieme a Sanguinetti, Pagliarani, Guglielmi e altri. È del 1963, appunto, una raccolta di poesie, edita da Feltrinelli, dal titolo Come si agisce. Se apriamo il libro a pagina 161, leggiamo la seguente poesia. Titolo Brevi isole. Senza considerare il, nello spazio vissuto, la distanza dal suolo, la visione è imperfetta. Questo testo, presentato nudo, da solo e senza nessuna introduzione, apparirebbe immediatamente un non testo. È impossibile, infatti, individuarne una coerenza semantica profonda. Per la verità è impossibile individuarne anche collegamenti di tipo più superficiale, cioè di tipo sintattico e grammaticale. Dunque si direbbe un non testo. A questo punto intervengono le conoscenze del lettore, le conoscenze enciclopediche, le cosiddette conoscenze enciclopediche, cioè a dire le conoscenze che nel corso dell'esistenza all'interno di una cultura ogni parlante, ogni individuo matura. E non solo, ma anche sono determinanti i cosiddetti elementi paratestuali. Dicevo appunto che se questo testo venisse presentato nudo apparirebbe senz'altro un non testo, ma in realtà questo testo si presenta fisicamente all'interno di una raccolta e questa raccolta ha un titolo, un autore, un anno di edizione. Tutto questo ci permette di attivare appunto quelle conoscenze enciclopediche di cui dicevo e di capire che si tratta di un testo che nella sua apparente insignificanza ha
un senso profondo, il senso cioè della trasgressione. Certo, a questo punto siamo in un caso limite, per così dire, perché siamo all'interno della categoria dei testi letterari. E se dovessimo addentrarci in questo tema, dovremmo ricordare che esiste un'ampia serie di studi sui tipi testuali, sulle tipologie testuali, per cui, per esempio, la tipologia testuale messa a punto da Francesco Sabatini in relazione al vincolo interpretativo che un testo impone al proprio lettore, riconosce nei testi letterari, individua nei testi letterari quelli che lasciano maggiore libertà interpretativa. Quindi, di conseguenza, ecco che un testo letterario non funziona come un testo, ad esempio, scientifico o giuridico, in cui la libertà interpretativa del lettore è minima se non nulla. Diciamo soltanto che l'assoluta incoerenza che il lettore ingenuo potrebbe trovare in questo testo deriva anche e soprattutto dalla totale assenza di legami sintattici e morfologici tra le parti che lo compongono. E qui siamo ad affrontare un altro, l'altro si potrebbe dire, requisito fondamentale della testualità, cioè la coesione testuale. La coesione testuale consiste nel rispetto dei rapporti grammaticali e della connessione sintattica tra le varie parti che compongono un testo e rispecchia in realtà a livello superficiale quel buon funzionamento della coerenza semantica a livello profondo. La coesione di un testo si realizza mediante varie modalità. Ad esempio, una delle modalità più, come dire, più intuitive, più evidenti e anche più immediatamente percepibili è l'accordo grammaticale. L'accordo grammaticale è anche, ad esempio, l'ordine delle parole. Voi sapete che ogni lingua ha un ordine delle parole, un ordine non marcato, cioè un ordine di base, sovvertendo il quale si possono fare determinate operazioni di tipo semantico. Le frasi che hanno un ordine non marcato a volte rispondono all'esigenza di comunicare qualcosa in più rispetto a quello che è contenuto nella frase stessa. Ma comunque l'ordine non marcato è quello da cui sempre si parte per il rispetto della grammaticalità. Allora, se io faccio una frase del tipo «Domani la mia amica Carla partirà per Mosca», sono di fronte a una frase semplice, estremamente, completamente regolare, completamente grammaticale. Se però io dico domani il mio amico Carla partiremo per Mosca, la frase è agrammaticale. Perché? Perché gli elementi che la compongono non rispettano l'accordo grammaticale. L'accordo grammaticale nel numero e nel genere. Però anche se io dicessi Mosca domani la Carla mia partirà amica, anche in questo caso, in cui l'accordo grammaticale è rispettato, siamo di fronte a una frase agrammaticale. E qui che cosa è successo? È successo che è cambiato l'ordine delle parole. Dunque, l'elemento, diciamo, i due elementi basilari di coesione testuale sono appunto l'accordo grammaticale e l'ordine delle parole. Ora, gli accordi grammaticali tra verbi, aggettivi e nomi funzionano sia all'interno della frase che all'interno del testo. Dunque, all'interno di un testo possono servire come richiamo a distanza. Prendiamo un altro esempio di un testo che vi leggerò.
Marco e Luigi sono cresciuti insieme, ma mentre il primo ha sempre amato la lettura, l'altro è sempre stato attratto dalla vita attiva. Forse per questo Luigi ha cominciato a viaggiare molto presto, mentre, al contrario, il suo amico ha finito con lo stare molto in casa. Siccome Marco lo giudicava un po' superficiale, Luigi ha cominciato a innervosirsi e a prendere in giro il grande lettore. Gli raccontava le sue avventure di viaggio per farlo ingelosire, per sembrargli più importante. Alla fine se ne accorse dei risultati. Finirono col litigare. La loro amicizia ebbe un brutto colpo. Qui, per esempio, vorrei far notare prima di tutto come l'accordo del verbo costituisca un richiamo a distanza perché finirono col litigare la loro amicizia, quindi accordo del verbo e accordo dell'aggettivo. In questi casi funziona proprio da coesivo testuale, perché il plurale ci dice che a questo punto noi stiamo parlando di un soggetto plurimo. E dunque dei due protagonisti del racconto congiunti. Nel brano che ho portato, nel branetto che ho portato per esempio, possiamo però rintracciare anche altre modalità più complesse di coesione testuale. Sono i cosiddetti coesivi, cioè quegli elementi e quelle modalità che la lingua ci mette a disposizione attraverso le quali si può richiamare un elemento già espresso in precedenza. I coesivi possono agire in secondo due modalità, secondo la ripetizione e secondo la sostituzione. Secondo la ripetizione, è molto semplice, gli elementi già espressi nel testo vengono ripetuti. In questo caso i nomi dei nostri protagonisti, Marco, Luigi, che vengono ripetuti all'interno del testo e di conseguenza richiamano continuamente il nucleo fondamentale, il nucleo semantico di questo testo e che è il racconto delle vicende di questi due protagonisti. L'altra modalità di formazione dei coesivi è la sostituzione. La sostituzione si attua mediante varie forme, per esempio attraverso i pronomi. I pronomi sono, appunto, come dice l'etimologia del termine, il pronome è appunto quell'elemento grammaticale che fa le veci, come si diceva un tempo a scuola, del nome. E quindi in questo caso, nel nostro testo, nel nostro esempio, il primo, l'altro, lo, gli, farlo, sembrargli. E poi c'è anche un né, c'è anche un né, quando si dice alla fine se ne accorse dei risultati. La differenza tra questo né e tutti gli altri pronomi che vengono introdotti nel testo consiste in questo. Il né si riferisce a qualcosa che viene dopo all'interno del testo. Gli altri pronomi si riferiscono a qualcosa che è stato enunciato precedentemente nel testo. Allora, il né è un pronome che ha valore cataforico, cioè di rinvio a qualcosa che viene dopo, laddove gli altri pronomi che abbiamo visto hanno valore anaforico, cioè rinviano a qualcosa che è stato detto precedentemente. Un'altra modalità di coesione per sostituzione è l'uso dei sinonimi. I sinonimi, sapete, sono quelle parole che hanno uguale significato, anche se poi in realtà parole esattamente equivalenti sul piano del significato non esistono. Esistono nella realtà della lingua sinonimi più o meno parziali. In questo caso, nel nostro testo, il suo amico ha finito con lo stare molto in casa, il suo amico è l'uso di un termine sostitutivo sinonimico rispetto al nome proprio a cui si riferisce.
Un'altra modalità è la perifrasi, cioè la riformulazione. Quando si dice Luigi ha incominciato a innervosirsi e a prendere in giro il grande lettore. È ovviamente una perifrasi che vuole avere un significato ironico, un senso ironico, ma comunque è una riformulazione, è una perifrasi. E funziona da coesivo testuale perché collega le varie parti del testo. Le altre forme che assolvono questa funzione di coesione testuale sono i connettivi. I connettivi sono particelle grammaticali, generalmente le congiunzioni, e, ma, mentre, però possono avere valore di connettivo testuale anche gli avverbi, come in questo caso alla fine. Oppure le cosiddette forme fatiche, quelle che servono al parlante per rivolgersi direttamente al proprio interlocutore. Faccio un esempio, non so che dirle, senta, proviamo a riesaminare la cosa. Questo senta, che è sostanzialmente una forma vuota di significato, perché non vuole ovviamente veicolare il senso dell'ascolto, ma è soltanto una modalità di contatto con l'interlocutore che poi, in questo caso, serve anche a legare due parti di questo periodo. A proposito delle congiunzioni, il discorso è delicato perché ovviamente funzione, diciamo, di fondo primaria, fondamentale delle congiunzioni è quella di collegare tra loro le varie parti di una frase. Però le congiunzioni possono anche avere un valore testuale, un ruolo testuale. Francesco Sabatini ha studiato questo argomento individuando